Arte, cultura e territorio dietro la storia dei nostri vini, un fenomeno in costante crescita, quello dell'enoturismo, weekend annuale di cantine aperte. Il nostro inviato Bruno Gambacorta è andato sul Lago di Garda, vediamo. Con un occhio al meteo e uno al bicchiere, nel weekend annuale di Cantine Aperte, il 27esimo ormai dalla nascita del movimento turismo del vino, si attendono centinaia di migliaia di enoturisti nelle oltre 1000 location di tutta Italia. Una scommessa vinta alla grande. Ormai c'è anche una legge che regolamenta e favorisce questo tipo di turismo in costante crescita. Unisce arte, cultura, sport. Vogliamo far conoscere quello che sta dietro a una bottiglia di vino, per cui le nostre storie, le nostre bellezze, la nostra passione. C'è chi mette la musica, chi mette arte, chi presenta dei libri. Si cerca veramente di dare emozione. In questa cantina di Peschiera del Garda il fine settimana è all'insegna delle bici, quelle d'epoca prestate dal Museo Nicolis e quelle modernissime per la pedalata fra i vigneti. In caso di pioggia nessun problema, oltre a degustazioni e abbinamenti particolari, c'è una bella mostra fotografica prestata dall'Accademia di Brera e naturalmente... Abbiamo la produzione sia dell'Amarone che del Lugana e quindi andremo a spillare direttamente dalla botte il nostro vino rosso per eccellenza che è l'Amarone. Calcio.